Salve a tutti, siamo qui con Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, a cui chiediamo subito un aggiornamento della situazione in Ucraina. Abbiamo visto che sono momenti particolarmente difficili questi, che la strategia adottata da Vladimir Putin, una strategia del freddo e del buio, purtroppo sta funzionando, Ugo. Sta funzionando nel senso di impatto sulla popolazione civile. Funziona perché ne parliamo, perché poi c'è dietro l'obiettivo ultimo non è quello di piegare la resistenza ucraina, cioè gli ucraini non si lasciano spaventare dal fatto che devono stare al freddo, cioè la determinazione di questo popolo a continuare la lotta di liberazione è fortissima. Più che mai adesso che ci sono delle vittorie come l'ultima di Kherson. Però non c'è dubbio che questa strategia di attacco alla popolazione impressiona molto invece chi l'opinione pubblica mondiale, soprattutto quella occidentale, quella europea, quella americana. Quindi l'obiettivo di queste cose, va detto, dietro la strategia russa è evidente, non è far muovere gli ucraini a chiedere la pace, gli ucraini non lo faranno, è invece gli europei spingerli a far pressione sui loro governi perché dicano agli ucraini di trovare un compromesso, una negoziazione. Senti Ugo, cosa pensi delle frasi del Pentagono dell'altro giorno che ha palesato, come mai non aveva fatto fino adesso, il fatto che ci siano pochissime possibilità di una vittoria da parte di Kiev sul campo militare? L'obiettivo di questi messaggi è di dire agli ucraini, per favore, state più calmi, non vi affrettate, non esagerate, perché è evidente che la guerra militarmente adesso è dalla parte, il vantaggio è totalmente dalla parte degli ucraini, per vari motivi. Non è soltanto delle, non sono delle singole battaglie che determinano una vittoria, è una situazione ormai palese di disorganizzazione dell'esercito russo. Gli americani dicono con queste frasi, attenzione perché la guerra l'abbiamo pagata noi, siamo noi che vi stiamo aiutando, siamo noi che vogliamo avere voce in capitolo. E certamente il piano dell'America, il piano non solo dell'America, il piano anche secondo me, grosso modo della NATO, è diverso dal piano degli ucraini, cioè gli ucraini vogliono recuperare tutto il loro territorio. L'America si preoccupa di altre cose che gli ucraini non interessano, cioè qual è il futuro della Russia. È evidente che molti analisti e quindi anche molti governi si domandano se noi creiamo uno shock, quindi una sconfitta clamorosa, quindi uno shock al sistema russo fortissimo, questo può creare un caos totale nella Federazione Russa. Uno guarda la mappa geografica, vede non solo un'estensione geografica pazzesca, quindi il fatto che possono nascere mille focolai di guerra civile. Ma poi non dimentichiamo che c'è una centrale nucleare. Quindi la convenienza del mondo è quella che una Russia si spezzi le unghie, si spezzi le dita in questa guerra, ma non venga disarcionato totalmente il governo. Questo non è certamente l'obiettivo degli ucraini, loro tendono, pensano di più alla loro libertà, alla loro indipendenza. Vorrei sapere la tua opinione da occidentale che vive a Odessa sull'atteggiamento che si è mostrato particolarmente muscolare di Zelensky dopo l'incidente avvenuto in Polonia. Che cosa ne pensi? Ma lo ascriverei a una inesperienza diplomatica, perché quell'incidente era già rientrato, nel senso che la Polonia ha detto chiaramente che siano missili russi o che siano missili ucraini, è evidente che c'è un incidente. Zelensky pare che abbia voluto un po', anziché andare a secondare questo raffreddamento, cercare invece di innescare una sorta di casus belli. Come dire, avete visto, adesso dovete entrare al nostro fianco. Allora, è stato il sogno fin dall'inizio di tutti gli ucraini. Abbiamo fatto fatica a spiegare io per primo agli ucraini, guardate che gli eserciti europei non arriveranno a combattere la vostra guerra. Quindi questa uscita di Zelensky è stata, secondo me, si può valutare come una certa inesperienza diplomatica perché non giova, alla fine diventa quasi un piccolo autogol di comunicazione. Benissimo, allora noi ringraziamo Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, per essere stato con noi. Grazie ancora, Ugo. Grazie a voi.